Amici, benvenuti in questo primo appuntamento con Cassette Beasts. Era da molto che volevo portarlo, da quando ve ne parlai per la prima volta nella tab delle community di YouTube. Non sarà un classico let's play, ovvero io che mi metto con la camera qui sotto, gioco, parlo, chiacchiero, dico qualche stupidaggine e poi arriviamo alla fine del gioco, via così. No! Sarà un let's play un po' diverso, sarà in parte narrato, in parte ci sarò io sempre col mio faccione qui sotto in basso a giocare e ovviamente dirò le mie stupidaggini, però vorrei che fosse un'impronta più dettagliata sul gioco e non semplicemente io che parlo a vanvera, anche perché il gioco in questione lo conosco, quindi vorrei che fosse qualcosa di diverso. Non è una cosa che ho fatto solo io su YouTube, quindi figuriamoci, lungi da me dire che è una cosa originale, però è originale per questo canale. Quindi bando alle ciance e cominciamo con il primo episodio. Ci risvegliamo su una spiaggia, portati a riva dalle onde che ancora ci bagnano. Una volta in piedi cerchiamo di capire dove ci troviamo, esplorando la zona circostante. Ma ecco che all'improvviso ci attacca un cono stradale che sembra che abbia anche delle zampe. I cono stagio non vedono di buon occhio gli stranieri, né nessun altro se è per questo. Tieni! Per fortuna una ragazza ci viene in soccorso e ci fa dono di un mangiacassette con cuffie per difenderci dall'attacco. Prima però è d'obbligo scegliere una cassetta tra due disponibili. Qui c'è la scelta dello starter, se vogliamo così chiamarlo, e posso scegliere tra due starter. Ora, come vedete, questi due starter hanno una split evo. Lo si nota dal fatto che a sinistra hanno un disegno e a destra un altro. Ora, io sceglierò la pecorella, mi ispira di più. Sì, si vede, allora prendi questo. Stregovina. Gli inquietanti lamenti notturni delle stregovine selvatiche hanno indotto molti a credere che si tratti di spiriti inquieti non morti, ma non è così, sono assolutamente vive, amano solo lamentarsi, a chi non piace. Bene, ora inserisci nel mangiacassette, metti le cuffie e premi play. Potrebbe sembrare strano, ma segui me. Tocca a te, non essere timido! Respira, ti abituerai in fretta. Ok, scateniamo l'inferno! Bene, ora inizia il combattimento vero e proprio. Abbiamo colpo e fortuna ovina, che è una passiva. Andiamo con colpo sul cono staceo. E con lei abbiamo sputo, schiva e chiama aiuto. Io direi di fare sputo anche con lei. Wow! Finito questo bizzarro incontro, sveniamo per la fatica e ci risvegliamo sul lettino medico. Ah, splendido, hai ripreso i sensi. Katie mi ha spaventata quando ha bussato alla mia porta. Per un attimo mi è spaventata, Link. Credo che non sia niente di serio. Trasformarsi per la prima volta è psicologicamente scioccante. Ad ogni modo, si dà il caso che a Harbour Town ci sia una casa libera per te, quindi ora abita qui. In che punto della Terra ci troviamo? Della Terra? Katie, non gliel'hai detto? Mi dispiace, avrei dovuto. Non per caricarti di informazioni, ma ti trovi sull'isola di Nuova Virral. Non è esattamente sulla Terra, almeno crediamo. E c'è un modo per tornare indietro? Temo proprio di no, Link. Mi dispiace molto. Da un secolo i naufraghi cercano di tornare ai loro mondi, ma nessuno ci riesce. Ma andrà tutto bene, a Harbour Town c'è una comunità e ci aiutiamo tra noi. Non si sta male. E siamo al sicuro.
Beh, sì, si escludono i mostri. Una volta ripresi, Kaylee ci dà un'infarinatura generale sul posto nel quale ci troviamo. Ed è un'isola che non si trova nel mondo che conosciamo, ovvero il mondo reale, ma in un universo parallelo e dal quale nessuno può scappare a quanto pare. Kaylee ha il compito di controllare ciò che succede per le terre di Nuova Virral e deve controllare cosa è successo a Sentiero Alto la scorsa notte. Decide di portarci con noi per farci vedere come funziona da queste parti. I mostri che abitano queste terre sono molti e non mancano i puzzle ambientali da risolvere per avanzare durante l'esplorazione. Alcuni semplici, altri più complessi, ma lo vedremo più avanti. Saliamo, va bene? Ti lascerò il comando di altri combattimenti, ma non preoccuparti, da qui in avanti sarò al tuo fianco. Ora tu e Kaylee siete partner! Grande, e sblocchiamo anche l'obiettivo. Quindi ora abbiamo Sirenata come membro della squadra. Le Sirenate sono creature particolarmente rumorose, in grado di amplificare il proprio canto attraverso le code o le ali microfonate. Sembra che non capiscano quando il loro canto è troppo forte per chi le circonda. Segui le indicazioni di Kaylee in che mondo viviamo. Proseguiamo allora. Avremo altri nemici da affrontare. Ah, ci serve una pausa, Link? Se vuoi possiamo riposare qui. Magari una piccola pausa giusto per ricaricarci. Ti accampi qui? Certo, dobbiamo però consumare una certa quantità di legna. 4 pezzi di legna, ok. Da bambina andavo spesso in campeggio. In Irlanda ci sono un sacco di bellissimi posti. Mio papà mi ci portava in campagna e guardavamo le stelle insieme. Andare in campeggio con te mi mette nostalgia di quei tempi. Ok, possiamo continuare. È notte ora. In poche parole, riposare al falò fa passare mezza giornata nel gioco. Ok. Durante l'avventura, Kaylee ci fa dono di qualche cassetta vergine per registrare i mostri che abitano queste terre. Nonostante il volto sorridente, Carne Vaspide non è una creatura amichevole. È molto territoriale e attacca a chiunque si avvicini e venga considerato una minaccia. Cioè praticamente tutto e tutti. Non faccio distinzione tra i mostri che catturo, cerco di prendere tutto quello che mi capita sotto mano, purché sia qualcosa di nuovo. Però c'è un mostro fra tutti che attira la nostra attenzione, ed è Falenik. Bisogna però prima attirarlo perché lui sta sulle sue e non ha alcuna intenzione di venirci a raccogliere. Accendiamo quindi un lampione e lui ne viene attratto come una falena attratta dalla luce. Una volta attirato non resta che combatterci e registrarlo. Oh no, ci ha attaccato, ci ha un po' indebolito, ma la chance di registrazione è ancora al 100%. I Falenik si vedono come difensori della pace e passano le loro giornate a pattugliare i cieli delle aree boschive. L'unica cosa che può distrarli dai loro nobili doveri sono le luci brillanti come le lampade. E questo era previsto? Quando registriamo alcune forme di mostro, non solo possiamo assumere la loro forma, ma riceviamo anche abilità extra. Niente panico! Spalanca le ali. Ora puoi tenere premuto B per planare su lunghe distanze. Questo consuma vigore. Sorry. Ed ecco che otteniamo la tecnica del volo. Con la tecnica del volo ottenuta possiamo planare verso il sentiero che Kaylee ha l'obbligo di controllare, ma una volta arrivati... Ok, proviamo quindi a planare. Oppla! Ole! Fatto! Sentiero alto, e questo cosa fa? In questo modo abbiamo aperto una shortcut. Oddio, che succede? Che succede? Se è colpa dell'attività di qualche mostro sarà meglio fare attenzione. Andiamo. Ok, l'hai sentita, vero? Ma che cos'è? È sempre stato qui? Non è normale? Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. È sempre stato qui? Non mi fido. Amici, per questo primo episodio di Cassette Beast è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Spero che questo modo di portare Let's Play vi piaccia. Voglio sperimentare, voglio portare qualcosa di diverso a tutti quanti gli altri canali che fanno gameplay, quindi magari così è una cosa anche un pochino più carina. Ad ogni modo, in descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!